Il vento esternamente spirava a 50 km all'ora e l'effetto camino proveniente dall'interno ha alimentato le fiamme che avvolgevano il soffitto dell'enorme struttura di oltre 20.000 metri quadrati della Fiera del Levante di Bari, andato a fuoco ieri mattina. Eppure il soffitto della struttura era composto da polioelefina, una guaina di classe E che brucia ma non propaga le fiamme. Difficile non pensare al dolo dunque, ma ancora più difficile guardare avanti a quella che avrebbe dovuto essere la fiera di settembre con l'inaugurazione del nuovo padiglione. Il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, ha effettuato un sopralluogo per comprendere la situazione e provare a guardare al futuro. La tempestività con cui i vigili del fuoco sono intervenuti qui, avremmo gradito altrettanta tempestività da parte dei mezzi dedicati che sono provenuti da Roma, che erano più adeguati, diciamo, per spegnere un incendio di queste proporzioni. E tuttavia sono riusciti a spegnere questo incendio. Non è ancora il tempo delle deduzioni relative al movente, alla causa. È ovvio che tutti hanno questo sospetto terribile che è legato alla possibile natura dolosa dell'incendio. Credo che la sfida di tutti noi, dell'impresa, degli operai, del management della Fiera del Levante, della Regione Puglia, di tutte le autorità coinvolte, è di lavorare 24 ore al giorno per poter regalare quanto prima la nuova Fiera del Levante alla città e al Mezzogiorno d'Italia. A quanto ammontano, Presidente, più o meno? Più o meno i danni. I nostri tecnici, i nostri dirigenti non sono potuti entrare per valutare a occhio e croce da quello che mi è stato riferito sul 1,5 milioni. Noi speriamo di rientrare al più presto, prima di tutto per renderci conto dell'entità effettiva del danno, perché abbiamo la necessità di quantificare il danno, identificare i materiali da sostituire, fare gli ordini ai fornitori per poter ricominciare a costruire e cercare di recuperare il tempo che inevitabilmente si è perso. Intanto è stata depositata in procura la prima informativa della squadra mobile con il verbale di sequestro del padiglione incendiato, alla quale è seguita l'apertura di un fascicolo per incendio doloso contro ignoti, anche se, ha dichiarato il procuratore aggiunto Pasquale Drago, al momento non vi è alcun riscontro oggettivo su una matrice di tipo doloso. Per domani è atteso l'arrivo da Roma di un nucleo speciale dei Vigili del Fuoco per un ulteriore sopralluogo.